Ormai è passato tanto tempo dalla fantomatica prima generazione e dalla regione di Kanto, tanto che la maggior parte di noi conosce praticamente a memoria mappa, trama e pure qualche glitch che potrebbe aiutarci nel gioco. Ciò che molti però ignorano è un piccolo dettaglio, ossia che molte delle cose che conosciamo della prima generazione non dovevano essere così come ora ci si presentano. Ecco a voi dunque alcuni misteri riguardanti le versioni beta dei Pokémon. Come ben sappiamo, fino a Pokémon Cristallo era impossibile selezionare il sesso del personaggio giocante, ma in realtà i programmatori avevano ben pensato di inserire questa possibilità già dalla prima generazione. Difatti esistono alcuni artwork antecedenti all'uscita di Pokémon Rosso e Blu che testimoniano tutto ciò. L'idea poi venne in qualche modo riciclata, se così si può dire, per mantenere la caratteristica delle scelte del personaggio femminile introdotta appunto in seconda generazione. Inizialmente, stando a quanto riferito da Shigeki Morimoto, i Pokémon ottenibili in Pokémon Rosso e Blu erano ben 190, a differenza dei 151 che ci sono giunti nelle versioni ufficiali. Questi 39 erano Pokémon che vennero per la maggior parte introdotti in Pokémon Oro e Argento e vennero rimpiazzati da altrettanti Missing. Quello che non tutti sanno è che se importati nei giochi di seconda generazione, molti di questi Missing arriveranno a Johto sotto forma di Pokémon reali. Negli script del gioco era inizialmente possibile affrontare il professor Oak. Questo aveva una squadra di livello superiore al campione, rendendolo a tutti gli effetti il boss finale del gioco, o addirittura, secondo alcuni, il campione stesso. Potrebbe essere stato rimpiazzato infatti solo in seguito dal rivale, teoria accreditata dal fatto che alla fine sia proprio lui ad accompagnare il personaggio giocante nella sala d'onore. Esiste comunque un glitch che permette a chiunque di sfidare Oak, seppur questo ultimo sia molto complesso. Vi lascio in descrizione un video per ulteriori informazioni. Esistono stringhe di testo inutilizzate nei primi giochi contenenti le opzioni Nord, Sud ed Est-Ovest. Seppur questa possa sembrare una sottigliezza, potrebbe farci pensare che Pokémon non fu inizialmente concepito come un gioco provvisto di una libertà autonoma di movimento, ma più che altro come un flash game. All'interno di Pokémon Rosso e Blu vi è una voce inutilizzata tra la MN02 e la MN03, che suggerisce la presenza di un'ulteriore macchina nascosta. Probabilmente è legata a questa fantomatica mossa anche una stringa di testo mai utilizzata recitante Ground Rose Up Somewhere, ossia si è sollevato il terreno da qualche parte. Esiste un luogo formattato presente tra Biancavilla ed il percorso 1, il quale non ha alcun dato associato, ma nel quale ci si può recare con volo. Peccato che ciò blocchi il gioco. Già dalla prima generazione il Monte Luna aveva anche la zona esterna, ossia la piazza Monte Luna, tuttora raggiungibile tramite un glitch che causerà però la corruzione dei dati di gioco. Nei codici interni del gioco vi è una casella di teletrasporto situata ad Azzurropoli che condurrebbe al quinto piano del centro commerciale, suggerendo che, in origine, il luogo dovesse avere tutt'altra funzione. Considerando che l'unico luogo dove sono presenti i teletrasporti è la Sylph Spa, dove si trova il Team Rocket, forse il centro commerciale era stato inizialmente pensato come rifugio dell'organizzazione di Giovanni. Tra tutte le cose rimosse dalla beta dei giochi Pokémon, sicuramente hanno molta voce in capitolo gli strumenti. Difatti sono ancora presenti, seppur formattati, i dati di strumenti chiamati come le medaglie di Kanto, di una tavola da surf, del Pokédex e di uno strumento sconosciuto, probabilmente un falso PSSU. A parte quest'ultimo, gli altri, comprese le medaglie, hanno effetti dentro e fuori dalla lotta. Alcune medaglie permettono infatti di lanciare sassi ed esche, mentre la tavola da surf sarebbe un prototipo proprio della MN03. Signori miei, anche questo quinto episodio di Pokémon Curiosity può concludersi qua. Se siete arrivati fino a questo punto, vi lancio una sfida. Ho deciso di fare un po' il birichino in questo episodio e vi ho inserito un'informazione che mi sono completamente inventato dal nulla. Spetta a voi capire
capire quale di queste è scrivendolo qua sotto in un commento, e se ci arriverete lo dirò nel prossimo video. Insomma, vorrei introdurre questa specie di challenge in questa tipologia di video in modo da renderlo sempre più interattivo. E niente, a parte ciò, io spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un like, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate dai social che trovate in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video!